Dio, Signore onorevole, Padrone onorevole, sorgente d'amore, onnipotente a tutto, nasce da te e l'uomo non ne degna manchi da nulla. Benedetto, Signore mio. Una serata omaggio a San Vincenzo Romano, alla sua vita e alle sue opere, ma anche alla grande devozione della città nei confronti del parroco santo. Gremita venerdì sera la chiesa di Sant'Antonio di Padova per l'evento La Pasqua del Santo, nell'ambito del ricco programma di appuntamenti di Vulcano 4S, rassegna finanziata dalla città metropolitana e organizzata dal comune di Torre del Greco e dalla Proloco, con la direzione artistica di Liborio D'Urso. Un concerto spettacolo che ha visto la partecipazione straordinaria di Massimiliano Gallo, uno dei più importanti interpreti del teatro, non solo napoletano, che ha recitato il Cantico delle Creature e il Padre Nostro in napoletano. Benedetto vuoi in nulla, parlare a luce inquieta, ma tempesta, qua stagione, avarnata, l'autunno, la primavera, tu dai mangianza a tutti i figli tuoi. Mi ha fatto molto piacere, diciamo, aver avuto la possibilità di intervenire in una serata del genere, aver avuto questo invito, che ho accolto con grande piacere. Credo sì, è una città, diciamo, che ho frequentato anche per motivi artistici, quindi poi ci ho girato un film che è rimasto nel cuore, che è Forta Pace, ho girato tra Torre Annunziata e Torre del Greco, ma la conosco a prescindere. È un luogo di cultura, è un luogo di aggregazione, quindi sarà piacere mio tornarci. La terra gira da una parte poi dall'altra, sotto il velo del cielo, come chi di notte non riesce a dormire, perché vuole capire a dove nascondersi da Presentazione scritta da Nicola Di Lecce ha coinvolto Nova Armonia, Ensemble Neapolis ed Etnica di Tirambo, riproposti canti ispirati agli scritti e ai pensieri del parroco, oltre che incentrati sulla devozione di un intero popolo al suo santo. Una serata particolare questa dedicata al nostro caro santo Vincenzo Romano, una serata che abbiamo costruito, voluto costruire anche con l'apporto non solo del gruppo di Tirambo, ma dell'attore Massimiliano Gallo e del mezzo soprano Aurelio Coppola. Una serata che ha raccontato un pochino la storia del santo dalla nascita fino alla fine, quindi al testamento spirituale, momenti di drammatizzazione e momenti di bel canto per raccontare un motivo di orgoglio per la nostra città.